Buonasera, è il 25 giugno del 2014, siamo sempre nella sede dell'UGL insieme all'ingegnere Ugo Marconi della Macchina di Certificazioni di Caserta, a Luca Pozzolina dei Servizi Urbani, Andrea Gioia dei Servizi Extraurbani e stiamo parlando e iniziamo a parlare in questa serata delle varie attività che abbiamo svolto con UGL Autoferrotranviere nel mese di giugno del 2014 e soprattutto stasera faremo la terza proposta fondamentale sulla quale poi lavoreremo in questi mesi. Abbiamo già formulato negli incontri precedenti una prima proposta denominata TRAC sul trasporto rurale a chiamata, proposta molto seguita in provincia di Avellino, è stata oggetto anche di vari articoli della stampa, è iniziata la discussione anche negli enti comunali e sovracomunali su questa nuova modalità di trasporto. La seconda proposta sulla quale ci siamo soffermati in questi incontri del mercoledì, denominati mercoledì degli autoferrotranvieri, è stata quella riguardante la consulta della mobilità Avellino, dove architettare un po' le varie politiche sui trasporti in provincia di Avellino. Stasera, oggi, è un giorno importante per la provincia di Avellino, perché oggi è San Guglielmo. Guglielmo, fondatore del santuario di Monte Vergine, voi venite da Caserta, non so, siete stato mai a Monte Vergine? E quindi è stato a Monte Vergine, il fondatore del santuario di Monte Vergine è stato San Guglielmo, è il protettore del Virginia. La figura di San Guglielmo è un gruppo, vicino a San Guglielmo c'è un gruppo vicino di lui, il rappresentante della provincia di Avellino, insomma noi ci chiamiamo Lupi, soprattutto nell'ambiente sportivo, la nostra squadra è la squadra dei Lupi. Quindi in questo giorno, nel giorno di San Guglielmo, noi formuliamo questa proposta innovativa per la figura e la dignità fondamentale per la dignità del lavoratore dei trasporti ed in particolare dell'autista. Qui ce ne sono due, uno dei servizi urbani, Luca Pozzolino, buonasera, salutiamo, e Andrea Gioia dei servizi extraurbani, sono due autotrasportatori, e anche per loro, ma per tutta la categoria, che si formula questa proposta di questa sera progettuale, ingegnere, sulla quale stiamo lavorando già da un po' di tempo. La proposta progettuale sarà, è a cura dell'UGL Autoferrotranvieri, dell'ATB Consulting di Avellino ed in particolare del dottor Carmine Lepore, che si occupa di beni culturali in quest'ATB Consulting, e della MEC e di certificazione dell'ingegnere Ugo Marconi qui presente. Ed è questa la proposta. La realizzazione, fare un progetto europeo, quindi progetto di natura europeo per la realizzazione di un film cortometraggio sulla figura del conducente, sulla figura dell'autista. Il titolo di questo film è Coincidenze e trascendenze dell'autista. Qualcosa diciamo sulla sceneggiatura che l'ingegnere già ce l'ha in mente. Ce ne può parlare? Come no? Allora, innanzitutto oggi è San Guglielmo e io che sono Marconi, che derivo da una tracciabilità come Guglielmo Marconi, mi sento particolarmente coinvolto. Però, indipendentemente da questo, io trovo che fare un film, cortometraggio, sulla figura importantissima che è appunto il conducente è un'occasione non solo di far conoscere una terra così bella come quella di Avellino, con tutte le sue
rispetto e autorevolezza a una figura che, a mio parere, non è proprio portata all'apice, non è proprio tenuta in considerazione. Tenuta in considerazione, sai, della giustizia del termine. Della giustizia del termine. Perché è giusto dare a Cesare quello che è di Cesare. E allora questo cortometraggio che nascerà avrà come momento principale e come attori principali non solo l'autista, ma tutte le persone coinvolte, che e per persone coinvolte intendo anche i luoghi con le loro culture e le loro memorie, la loro arte, la loro economia, il loro aspetto sociale. Perché basti pensare che il conducente di un autobus non è solo un essere umano che deve essere dedito al lavoro e stare attento a portare le persone da un posto all'altro, ma in quel momento mette in collegamento, permette il collegamento di tutto ciò che entra nel pullman stesso. Nel pullman stesso entrano le persone, entrano le storie, entrano gli amori, entrano le peripezie, entrano i collassi sociali, la storia, il territorio, la possibilità di far conoscere attraverso la parola e le immagini, gli altri. Insomma, nel pullman entrano le memorie, entrano le fotografie, così sinteticamente detto e denunciato, entrano quelle che sono le valenze che hanno condotto a quella vita di quella persona che in quel momento prende il pullman. Quindi il conducente inconsapevolmente fino ad ora fa un lavoro estremamente nobile che merita rispetto e merita anche una giustizia sociale che sia tale che gli consente di fare questo lavoro generando altro lavoro. Il pullman accoglie tutte le storie di tutti i paesi e questo può determinare un aumento delle attività connesse adesso, siano esse politiche, siano esse economiche, siano esse finanziarie, siano esse sociali. Scusate se prego, ma è per collocare e estendere anche il discorso a loro che sono gli attori principali, ma diciamo non gli attori, poi il film si vedrà così, però loro la vivono, la vita del conducente sulle loro spalle quotidianamente, e sono anche rappresentanti sindacali.